Nasce il Corso Shopping in Valdarno, un progetto di circa 50 commercianti per la promozione del centro storico di San Giovanni dal punto di vista commerciale. È una vera e propria evoluzione del concetto di centro commerciale naturale presentato stamattina in Palazzo d'Arnolfo. Un progetto di comunicazione per essere più vicini ai cittadini, per aiutarli nell'acquisto e per vedere che cosa offre il centro storico di San Giovanni a livello commerciale. È un progetto a cui hanno aderito 40 attività commerciali di loro spontanea iniziativa e siamo molto contenti della partenza di questo progetto. Lo riteniamo una cosa molto importante per essere passato tempi, essere aggiornati nei confronti dei nostri competitor, che sono poi i centri commerciali artificiali e i siti internet. Lo possiamo chiamare come un'evoluzione o come un accostamento al centro commerciale naturale? No, secondo me è il 2.0, è un aggiornamento, è un'evoluzione assolutamente, perché prima i centri commerciali naturali si occupavano di creare eventi, magari proprio quelli fisici domenicali, mentre adesso è importante essere più vicini ai cittadini in queste forme qua, in queste forme nuove. È un bel modo per mettere insieme i professionisti, gli imprenditori, i lavoratori di chi opera all'interno del nostro centro. È un progetto con diverse sfaccettature, diverse modalità con cui si promuove San Giovanni e le sue attività commerciali, con vari tipi di strumenti che sono anche utilizzati, quelli 2.0 per l'appunto, ma anche quelli più canonici e tradizionali, come le affissioni murali, che saranno utilizzate in maniera intensiva e coordinata rispetto a quanto è stato fatto in passato. C'è anche il sito internet apposito www.ilcorsoshopping.it. L'innovazione del sito Il Corso sta nell'offrire un servizio, infatti l'utente ha a disposizione un'interfaccia intuitiva, può navigare tutti i negozi secondo le categorie merceologiche, può cercare per brand o anche semplicemente per ricerca libera, per cui l'utente che deve trovare una scarpa di una marca, di un marchio più che un altro, va sul sito, guarda, cerca e trova il negozio corrispondente, trova gli orari di apertura e i contatti.